quando abbiamo cominciato a provare questo spettacolo non era assolutamente previsto, è stata una casualità che si parlasse di costrizione, che si parlasse di virus, di pestilenza, che in qualche modo è da, come dire, da correlare anche a questo periodo purtroppo. Un'analogia che ci ha lasciati spiazzate, spiazzati tutti e che purtroppo ci... Ritroviamo a, 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 diciamo a dover a, in qualche modo parlare anche di questa, uh, di questa pestilenza, perché questo è quello che stiamo vivendo in realtà, quindi è anche un argomento che tocca parecchio, <ride> in, in, sia nell'epoca appunto trattata da Verga sia purtroppo anche quella di adesso che. Come tutte le pestilenze, purtroppo non sappiamo quando finiscono e quindi siamo costretti a subirla. Proprio dall'episodio dell'uccellino dell visto in gabbia e visto morire in gabbia, eh, si è ispirato a questa storia della piccola Maria, eh, che è appunto costretta dalla famiglia a prendere i voti. È un po' quello che succedeva al tempo: eh, molte bambine, soprattutto povere erano costrette a farsi monache perché era l'unica possibilità insomma, per sopravvivere e anche le famiglie le mandavano in convento proprio per eh, continuare a farle campare praticamente. Quindi c'è un po' questo riferimento alla condizione della donna, eh, sempre un po' vessata dalla società. È tratto da romanzo epistolare, appunto, come tutti sapete, lo sapete, vero? È di Giovanni Verga. però è, ha una è una riscrittura di Rosario Minardi. E questo personaggio di Verga che lui descrive, che Massimiliano descrive, è un personaggio che ha. Sono delle scene che ha proprio scritto ex novo Rosario Minardi, in cui c'è questa disquisizione sulla religione. In cui, insomma, una cosa molto interessante, un po' inusuale. Ecco, non è, mh, questo non è frutto diciamo, della scrittura di Verga, ma del nostro eh, autore che è appunto Rosario Minardi.